Questo programma che abbiamo sottoposto agli organismi del Partito Democratico, noi ci siamo riproposti di mettere in campo un'idea della sanità, diciamo della prossima legislatura, chiaramente puntando alla vittoria nel confronto elettorale, in un terreno, in un campo che consideriamo strategico e nel quale il centrodestra uscente ha dato una delle peggiori prove della sua natura e della sua portata politica. Non a caso la legislatura si è caratterizzata sostanzialmente per la mancanza del programma, per la mancanza del piano sanitario regionale, e quindi il nostro è un chiaro messaggio di come l'approccio culturale sia del tutto diverso. Noi siamo per la programmazione, siamo per quindi dire prima cosa si vuol fare, qual è la nostra idea. Ovviamente abbiamo fatto un lavoro secondo me importante, perché per la prima volta abbiamo riconnesso i temi non solo della città ma con quelli della provincia, dell'area urbana integrata, provando a ragionare con i territori, e pensiamo che questo sia un punto di forza. Soprattutto questo dichiarare prima, questo mettere in campo una visione, vuole essere una risposta forte su temi che, va detto, va sottolineato, sono stati poi al centro un dibattito assolutamente non all'altezza. Pensiamo sempre al tema del nuovo ospedale che ci ha tenuto bloccati per 4 anni con 2 bocciature, una di seguito all'altra, di un'ipotesi di project financing non richiesta da nessuno, non sentita dalla città. Noi su questo tema siamo per l'apertura di un dibattito pubblico ampio e profondo, con la partecipazione della città attraverso le sue organizzazioni e dei cittadini, perché l'ospedale se ne fa uno ogni 50-60 anni, non è, come abbiamo detto in qualche pezzo alla stampa, non è un prodotto finanziario l'ospedale. L'ospedale è qualcosa su cui va ragionato, riniziando a ragionare sulla città. Secondo noi nel forum questo concetto è passato, perché va ripensata la città e va proiettata nel futuro con una lettura anche urbanistica, perché il tema dell'ospedale è un tema sì sanitario ma è un tema anche largamente di tipo urbanistico, per cui il lavoro che affronta quasi come con un indice tipo piano sanitario regionale si conclude su questo macro tema sulla città, che vuole essere pure quindi un invito alla riflessione collettiva. Per quanto riguarda il caro energia dell'acciaieria? È fuori questo è fuori campo. Io rispondo io. Noi sono nel 2018, nel 2016 abbiamo iniziato un percorso relativo all'area di crisi complessa a Terni, che versava sulla riconversione e la riqualificazione del settore siderurgico e del settore chimico. Quel percorso è stato interrotto da questa giunta regionale senza che lo abbia sostituito con alcun strumento a sostegno dello sviluppo delle imprese del territorio. Nel frattempo c'è stato il cambio, come è noto, il cambio di proprietà delle acciaierie. Sono 4 anni e 7 annunci fatti sia in Consiglio regionale che altrove, per cui attendiamo questa benedetta firma di questo accordo di programma. Un accordo di programma che secondo noi deve essere la prosecuzione e lo sviluppo dell'area di crisi complessa, che verteva peraltro su un elemento di aumento dei fattori di competitività del territorio, non solo relativo alle questioni energetiche delle acciaierie e quant'altro. Dopodiché abbiamo chiesto sin da sempre e sin da subito che al tavolo nazionale ci fossero seduti anche i grandi player
internazionali, non solo Enel ma anche altri, Ansaldo, che diciamo in questo momento possono dare un contributo anche sinergico alle imprese del settore del territorio, e quindi la questione va risolta lì, non è che va risolta con questioni che non hanno nulla a che vedere con la normativa vigente, perché c'è la legge sulla concorrenza, non è che lo Stato può regalare l'energia diciamo alle acciaierie, va fatto un piano di investimenti, di sinergie, di relazioni che solamente il Ministero dello Sviluppo Economico può fare. L'ultima riunione, che è stata l'ennesima butata dell'annuncio, diciamo, si è rivelata quello che noi da 4 anni ormai diciamo. Dal resto le parole del Ministro Urso in risposta all'interrogazione dell'onorevole Ascani in Parlamento sono un segnale chiaro del fatto che questa giunta brancola nel buio per quello che riguarda le politiche di sviluppo economico. Non è un caso che in un recente sondaggio fatto l'anno scorso, diciamo, la materia, oltre alla sanità, la materia con cui questa giunta regionale è meno gradita è quella dello sviluppo economico, perché su quella è del tutto assente. Non dimentichiamo, e concludo, che noi oltre al comparto diciamo siderurgico e alla soluzione delle questioni energetiche, che peraltro non riguardano Terni, perché la questione energetica a Cremona sta come Terni, non è che a Cremona l'energia la pagano di meno, questo va ricordato, diciamo. Ma abbiamo un'altra città nella città, che è il comparto chimico, e quindi la soluzione delle problematiche dello sviluppo e del lavoro di Terni, oltre che dalle questioni che sono state illustrate, passa anche dalla soluzione di questi due problemi, e quindi da un grande accordo, come è stato fatto per altre grandi diciamo realtà italiane che devono essere riqualificate e riconvertite, sul quale diciamo, al di là delle parole, delle chiacchiere e degli annunci, si attendono fatti concreti. Aggiungiamo soltanto due battute come gruppo consigliare rispetto al tema per quale vi abbiamo convocati qui, per quale abbiamo convocato la stampa, insieme al forum provinciale della San Riccardo Brugnetta che lo coordina. Stamattina sottoporremo alla stampa e ovviamente tramite voi a tutti i cittadini e le cittadine un documento programmatico che sarà a servizio della candidata presidente Stefania Proietti in vista delle elezioni regionali del 17 e 18 novembre, ovviamente a servizio della coalizione di centrosinistra e di tutti i cittadini e le cittadine umbre. Partiamo da dati assolutamente allarmanti rispetto alla gestione degli ultimi 5 anni di questa legislatura regionale della sanità. Il 9,2% degli umbri purtroppo rinunciano a curarsi, c'è un incremento dal nostro punto di vista drammatico del fatturato della sanità privata e un decremento altrettanto problematico del fatturato delle aziende ospedaliere. Riteniamo che debba essere fatto un lavoro totalmente diverso, che parta dal rafforzamento della sanità territoriale e sicuramente dal lavoro necessario. In questi anni purtroppo non c'è stato, anzi c'è stato, come ricordava Brugnetta, un lavoro che non ha prodotto risultati. Noi auspichiamo che questa che inizierà tra pochi giorni sia la legislatura dirimente per la realizzazione del nuovo ospedale di Terni.